Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del TG Poker speciale People's Poker Tour. Oggi scopriremo chi sarà il vincitore di questa seconda tappa. Dopo Walter Ferrero, trionfatore della prima tappa del PPT a Kranjska Gora, chi sarà il vincitore di questa seconda tappa del People's Poker Tour 2011 a Nova Gorica, la tappa dei record con 413 partecipanti? Si è arrivati alla composizione del tavolo finale, formato da 8 giocatori dopo ben 4 giorni di torneo. Il bubbleman del tavolo finale televisivo, ovvero il nono giocatore, è stato un giocatore straniero, Mikhailo Erst. Lo abbiamo intervistato, sentiamo cosa ci ha raccontato. Siamo con il nono giocatore. Nice to meet you. What's your name? My name is Mike Erst. Sorry, my English little. Mike sta dicendo che si scusa per il suo inglese poco fluente. Io mi scuso per il mio inglese altrettanto poco fluente. Siate clementi, ma noi adesso vogliamo comunque chiedere qualche cosa a Mike. Where are you from, Mike? My name is Mike. I'm from Ukraine. I love play Poker People Tour. I play Montenegro, win 10 plus. Montenegro 1 year back. So this is the second in the money during People Poker Tour, is it? I love People Poker Tour. I go, Italiano player, very strong player, very good player. I love play People Poker Tour, big Italiano player. Moment, I will try to make a translation. Mike sta dicendo che lui ama veramente molto giocare gli eventi del People's Poker Tour perché c'è un field di giocatori veramente valido. Lui era già stato in Montenegro, aveva già fatto un piazzamento, era stato a Kranjska Gora. Gorica play next year, play Montenegro, win 10 plus. Anche in Montenegro si è aggiudicato un piazzamento in decima posizione sempre al People's Poker Tour. How many years are you going to play? Are you playing poker? 10 years play. So you are a professional poker player? Professional. I am emerit. I love play poker. Play poker 10 years. I love very good play. I good play. I love poker people. No, grazie. Il torneo è in pieno svolgimento, ricordiamo gli 8 finalisti in ordine di chip count: Filippo Adelfio, Gianpiero Piccino, Gianni Bonetto, Paolo Enriquez, Gian Andrea Gatto, Andreas Papadopoulos, Natalia Albanese e Mattia Grisendi. E ci sono stati i primi player out, abbiamo raccolto la testimonianza di alcuni di loro, andiamo a sentire cosa ci hanno raccontato. Siamo con Andrea Papadopoulos, che era uno dei finalisti del tavolo televisivo di questa seconda tappa del People's Poker Tour 2011 qui a Nova Gorica. Andrea è qui con noi e non è al tavolo e quindi ai noi è uscito. Sono uscito e sono entrato al tavolo finale corto. Ho cercato di fare questa mano, mi resa, quello dietro a me mi resa, io ho mandato la vasca con Jack e Donna. C'era da parlare solo il piccolo e il grande buio, ho detto loro mi foldano, se non hanno asso asso KK mi foldano, e invece ho trovato KK e sono dovuto uscire perché quel ragazzo avevo giocato tante ore insieme e lui rialza sempre piatti e io Jack e Donna mi sono sentito di mandare la vasca perché tanto ero convinto che lui foldasse, però ho trovato questo ragazzo che è un bravo giocatore come tutti qui sono stati bravi e niente. Fatto come Valentino Rossi, insomma, via poi parole. Quindi hai corso una gara motociclista? Motociclista, velocissima. Volevo andare in televisione, sono andato, ma sono uscito subito. Ma no. La prossima volta allora rimarrai molto più a lungo, rimarrai fino alla fine, fino proprio alla prima piazza. Perché a Malta penso di venire, spero di arrivare anche a Malta, perché mi sento abbastanza in grado di giocare a questo gioco, a Play Poker, e poi vediamo. Andrea, comunque, ottavo piazzamento, tavolo televisivo, per poco l'abbiamo fatto, ma parliamo anche di quello che alla fine interessa molto a chi si avvicina anche con curiosità a questo gioco. Ma quanti soldi ti porti a casa? Mi porto a casa, credo, ora non so di preciso, credo 12.500 euro. Insomma, una cifra di tutto rispetto.
una cifra di tutto rispetto, è anche stato anche una bellissima esperienza, un bellissimo torneo, una bellissima organizzazione da parte vostra e niente, io sono stato benissimo, spero di essere che veniate tutti numerosi perché è una bella power room e basta. Posso. Insomma, Andrea ci fa anche lo spot e non gliel'avevamo neanche chiesto. Ecco, brava. Però una cosa. Veramente in famiglia, sono stato bene, forse siamo tutti di sangue mediterraneo, che ne so. Guarda, io questo non lo so, però sicuramente questa cosa che hai detto, siamo tutti in famiglia, farà piacere a tutto lo staff Peoples che lavora veramente in modo indefesso per creare questo clima di gioia, di svago, che poi quando... Brava, io ho fatto altri dei tornei live, ho fatto Sanremo, l'IPT, ho fatto... mi sono trovato ben bene anche lì e devo dire, non devo dire... cioè, è stata anche quella un'esperienza bellissima, però questa è la prima esperienza in questa con voi di People, mi sono trovato bene, posso dire mi sono trovato bene anche qui, ecco. E noi siamo molto felici. Una domandina e poi ti lascio andare. E tu hai vinto il ticket per arrivare qui, giusto? Sì, io ho vinto perché sulla Power Room di Peoples, se uno vince un torneo importante online, tipo loro hanno Mezzanotte di Fuoco, Big One, sono tornei serali che ci sono tutti i giorni. Io ho vinto due di questi tornei dal 1 novembre a ora e sono entrato a far parte di Peoples Poker Team e ho diritto a dei free roll che uno può... cioè se uno mette dei ticket a disposizione tipo 10 ticket, se uno entra nelle prime 10 posizioni ha diritto a questo torneo. Quindi praticamente tu con una vincita, quella Mezzanotte di Fuoco, hai conseguito due risultati. Andrea, che dire, complimenti e congratulazioni, arrivederci a Malta. Contento, grazie anche a voi. Siamo con Gian Andrea Gatto, uno dei finalisti del tavolo televisivo di questa seconda tappa del People's Poker Tour a Nova Gorica. È qui con noi perché è uscito. Gian Andrea, ci dispiace innanzitutto, comunque già un bel risultato. Sì, dispiace anche a me. Sì, è un buon risultato, primo torneo della mia vita a livello comunque ufficiale nazionale, il TM, sono abbastanza contento. Potevo evitare di fare questa mano un po' troppo spinta, sia per il livello del tavolo finale, sia perché comunque... era veramente un po' troppo azzardata, però non ho troppi rimpianti, è andata bene così, speriamo di far meglio a Malta. Ascolta, gli amici di Poker Umania la vedranno la tua mano azzardata, noi ancora non l'abbiamo vista, ce la vuoi raccontare? Sì, ho aperto quattro mani di fila, ho repushato una mano su apertura di early position di un altro ragazzo molto bravo, Gianni, con mani veramente marginali, manacce, e una mano aperto a sotto 85.000, mi ha tribettato lungo 240-250.000 al chip leader. Il mio errore è stato, dato che il giocatore comunque che io non conosco, non so se giochi passivo, attivo, sia un giocatore troppo aggressivo. Comunque ho visto che il mio repush sarebbe stato totale di 850.000, avevo ancora un po' di fold equity, pensavo che avendo visto che avevo aperto tanti colpi potesse tribettarmi con mani che poteva foldare un repush. Io in effetti lì dovrei foldare perché, come mi ha spiegato adesso qualche personaggio comunque conosciuto e bravo, potevo avere più pazienza, mi sono sentito di repushare sperando che non avesse una mano lecita per chiamarmi, aveva le dame, è andata così. Quindi sei caduto sotto alla scure di due donne? Sì, che non è neanche sfortuna, è errore mio, sapendo che lui lì colla col top del suo range, speravo non ce l'avesse, ce l'aveva. Io impaziente, lui fortunato, bravo, giustamente, è andato lui e si merita. Beh, questa è tutta esperienza per il prossimo torneo a cui parteciperai. Ci sarà la terza tappa del PPT a Malta, sarai dei nostri? Parteciperò, ho già chiesto al team, mi hanno confermato, sono contento di avere un'altra chance. E niente, ci rivedremo lì. Siamo contenti anche noi, un'ultima cosa, quanto riporti a casa? 14,5 con una percentuale da dare allo sponsor. Poteva andare meglio, però soddisfatto. E allora, siamo soddisfatti anche noi. Arrivederci a Malta, ciao. Grazie a tutto, People, a tutti quanti, grazie, ciao. Vince la seconda tappa del People's Poker Tour qui a Nova Gorica, dove si è disputato il torneo dei record con 413 partecipanti, natale albanese. Si porta a casa 150.000 euro e il titolo di campione. Congratulazioni. Da Nova Gorica è tutto, arrivederci a Malta per la terza tappa del People's Poker Tour con il TG Poker, il notiziario del poker sportivo.